Piacere di conoscerti è una imposizione. Salve a tutti utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi voglio parlare con voi di un argomento che reputo non essenziale, però un argomento che va secondo me affrontato. E cioè il fatto che nel momento in cui, no, una persona va a conoscerne un'altra, magari è una persona che non conosce, ok? Cosa va a fare? Va semplicemente a dire, dopo qualche istante, la frase "piacere di conoscerti". Ecco, questa frase, sappiate che occulta, che significa occulta, nasconde, in realtà qualcosa di più grande. Qual è questa cosa di più grande? È semplicemente il fatto che in realtà quel piacere di conoscerti vuole comunicare. È una frase di circostanza, cioè non si pensa realmente che si ha piacere nel conoscere un'altra persona, però lì per lì devi dirla, e secondo me ti viene imposto, perché se non la dici magari quella persona può insospettirsi. Quindi, per fare bella figura, per apparire dolce, educato, rispettoso, tranquillo, probo, si preferisce dire una frase che magari una persona non penserebbe mai, no? Non andrebbe mai a dire, semplicemente perché magari ti è richiesto, perché comunque devi dirla, altrimenti non risulti abbastanza educato. L'educazione deve essere sempre comunque dimostrata, no? Devi sempre dimostrare che sei educato. Vuoi o non vuoi, l'educazione, il rispetto degli altri, delle altre persone, delle altre entità umane, devi sempre garantirlo, vuoi o non vuoi. Quindi ti metti in condizione, ti metti nella situazione di dover dire per forza di cose "piacere di conoscerti". Una frase che occulta, nasconde in realtà un pretesto molto semplice e molto stupido a mio avviso, quello di passare per persona educata, rispettosa, gentile, perché la prima impressione è quella che conta. Se io do un'impressione di me buona, genuina, proba, meravigliosa e straordinaria, oltre che favolosa, andrò ad avere un risultato positivo, andrò ad avere un risultato, chiamiamolo, ripeto, positivo, buono, rispetto a quello che voglio comunicare. Quindi se io vado lì e dici "piacere di conoscerti", ecco, già ho messo avanti che sono un uomo educato, che sono un ragazzo educato, rispettoso. Effettivamente parlando, noi diciamo questa frase spesso e volentieri quando ci presentiamo, no? Dopo qualche momento, "piacere di conoscerti". In realtà non c'è piacere. Noi in realtà dovremmo dire "vattene a fanculo, brutto STR", ok? In realtà, sentite come le moto, dico, guardate quanti motociclisti, raga, guardate le motociclisti, quanti bei motociclisti, eh? Ecco, in realtà noi dovremmo dire "vattene a fanculo, STR", ma chi te sei in cu? Chi te sei in cu? LA, altra moto, le posso scoppiare gomme, raga. Vabbè, le posso scoppiare gomme in senso buono, non cattivo, ok? Ora, io vi dico quindi, no? Ma perché devo dire "piacere di conoscerti"? No, perché se non lo fai non sei educato, non sei abbastanza educato, caro Leandro. Quindi devi dirlo, devi. Ragazzi, siamo portati, siamo tra virgolette obbligati, siamo tra virgolette costretti a dire una frase che in realtà non vorremmo dire, dalla società, dall'educazione che dobbiamo dimostrare agli altri. Così siamo educati, no? Dimostriamo subito che siamo persone educate, gentili, rispettose. E no, bello mio, no, bello mio, così non si fa. Tu mi stai dicendo di dire questa frase perché devo apparire educato agli altri. Ma perché non posso essere me stesso e devo per forza di cose fare ciò che non mi sento? A che scopo? A che pro? A quale obiettivo? In quale obiettivo? Per arrivare a quale scopo? Okay? Quindi io vi dico, chiudendo il video brevemente, fate ciò che volete. Non sentitevi obbligati, non sentitevi costretti a dire una frase che effettivamente parlando non volete dire, ma che vi viene imposta di dire, altrimenti risultate agli occhi degli altri persone
non corrette, persone non educate, persone che in qualche modo, in qualche maniera, appaiono distanti dal punto di vista della, chiamiamola proprio, educazione. Pisoniano, San Vito Romano, santuario della Mentorella. Vi ricordo che nel santuario della Mentorella ci andava spesso e volentieri caro Wojtyla, Giovanni Paolo II. Va bene? Ecco due fan, eccomi due miei fan, credo. Ah belli, che dite? Sono arrivati, eh? Come stai? Sto a far video, sto a fare, puoi apparire in video, caro? Va bene. Sei pronto? Ma tu però sei minorenne, sei? Là non puoi apparire. Oh, un nuovo fan, presentami un po', come ti chiami? Rashad, ti ricordi quelli dell'estate scorsa? Ah, sì, come no, come state? Beh. Allora, che dite? Sto a far video, regà. Allora, tu chi chiami Rashad? Rashad, sì. Lui mi ricordo lui dietro, mi ricordo, ti ricordi? Ti ricordi di me? Sì. Ti siamo beccati, eh? Pure i fan. Allora, poi, ditemi poi i nomi, regà. Giovanni. Poi? Io. Emanuele. Emanuele. Riccardo. Riccardo. E Rashad. Grandi, grandissimi. Vi siete iscritti al canale, regà? Sì, sì. Grandi, ok. E cosa ne pensate dei miei video? Vi piacciono? Sì. Voto ai video, voto? 9 e mezzo. Alzate la voce, ragazzi. 9 e mezzo. Io 8. 7. 8, massa, troppo buoni. Mi regali, quando andavo a scuola? Volevo sti voti pure quando andavo a scuola. Purtroppo c'avevo punti bassi. Stavo su 6, stavo, capito, raga? Mannaggia la miseria, bravi. E vabbè, che dite poi? Avete messo qualche like ai video? Sì, sì. Perfetto. Tutti quanti, massa, c'ho più di 3.000 video, c'ho una marea solo. Vabbè, non a tutti. Dai, Seguite il Cerbero? No. Ah, non seguite, massa, strano. De voi quattro, nessuno segue il Cerbero Podcast. Chi è? Forse l'ho sentito, ma seguillo. Ah, alza la voce. Forse l'ho sentito. Forse, però. Una Ferrari, oh, una Ferrari. Grande, mamma mia, c'è una Ferrari, oh. Ma di se mi fa fare la foto, cara Ferrari, porco di sciuta. Io l'ho fatto. Ci metterebbe la firma, ci metterebbe. Io l'ho fatto tutti mi coniato. Porca miseria, oh. Mamma mia, oh. Mamma mia che Ferrari che c'ha, beato lui, oh. Porca miseria. E c'è la macchina qui sopra, mi sa. Ah, c'è la macchina qui sopra, c'è la Ferrari. La Tesla. È grande, Tesla. Grande, grandissimo. Va bene, ragazzi, allora fate un saluto a tutto YouTube. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, ragazzi. Buona giornata, eh. Ciao, ragazzi. Ecco, altro ennesimo bellissimo momento, ragazzi, TV Verité, vedete la TV Verité, no? La TV Verità si chiama, no? Vedete? Mai sono diventato international, no? Leandro International, mi dice, mai è un continuo. Io conosco tutti mi conoscono, ragazzi, io sono soddisfatto, ormai è sempre così, ragazzi, sempre così. Grandi soddisfazioni, Leandro, no? Dalla vita, ho visto anche la Ferrari, io mi devo fare una foto con la Ferrari, ragazzi, voglio fare un video dentro la Ferrari. Prenotatemi una Ferrari se beva, raga, mi raccomando. Prenotatemi una Ferrari, mi raccomando. Va bene? Bella per voi, ragazzi. Grazie a tutti, grazie ai fan. Un saluto da Leandro, il conoscitore italiano. Pensate, questi non conoscevano il Cerbero, raga. Incredibile, ma vero. Sono internazionale, non c'è niente da fare, raga.